adesso, adesso fidi da me. Se avete gli occhialini rossi e blu, quelli dei dinosauri, vi entra la mano in faccia. Vai a terra come noi. Sigla. Raga, Mammut. Mammut. No, Mahmud. Come si dice? Ecco perché che gli era vestito la circense. Ora capisco mammut, tutto. Per donare il mammut. Ma quindi è entrato in BHM. Perdonare. Perdonare. Perdonare mammut. XD. Mammut, soldi, ha vinto Sanremo. Prima di partire con la reaction vorrei un like, una condivisione e soprattutto un commento qua sotto. E io invece vorrei ricordarvi che il 16, quindi questo sabato, siamo al Barrios Caffè Live con una serata Archedarmi. Ospiti d'eccezione. Tera presenta il suo CD, che è un CD di Cristo con un sacco di featuring, tra cui Esa, che sarà lì presente, è il Preth, con anche un DJ set e un DJ set nostro. Va bene, allora cominciamo subito con la reaction. Mammut. Tanto la canzone la conosciamo. Vai. Mamma, stai tranquillo, sto arrivando. Dentro. Madonnina. Guarda che musicalmente spacca. Bello il tono nasale. Penso più veloce. Non c'è Gue qua, vero? No, fortunatamente no. Bella. Produzione Chavi Charles. È lui da piccolo? Questo, ma è concettuale il video, c'è da capire. Perché solo ora so cosa sei. L'orgoglio. Bomba. Bomba. È famosissimo lui. La location mi ricorda qualcosa. Divano? Sì. Ma c'è l'altro. Cobra ovunque. Sei in fissa coi cobra lui. Cobra. Io da te. Casi in un giorno tu mi togli. Night. La città ma nessuno lo sa. Bomba. Pezzo figo, soprattutto senza Gue Pequeno. Veramente l'ha rovinato Gue Pequeno a Sanremo. Sì. Bello anche il video concettuale, così molto astratto, che però ci sta. Video, parliamo un attimo un secondo del video, poi parliamo del resto. Parlo io un attimo del video. Video è un 50 e 50. Un 50 immagini a caso, riempitive solo perché erano belle da vedere. Altre molto fighe. Intanto c'è da dire che vince il Festival della Canzone Italiana un italiano di seconda generazione, quindi è figo ed è molto specchio dei tempi, con un nome arabo o comunque che richiama l'Arabia. E il pezzo è figo, il video è figo perché c'era la donna col velo, poi c'era lui in salotto con la Madonnina e dice bevo champagne sotto Ramadan, quindi è come noi che mangiamo carne il venerdì. Un sacco di cose fighe, un sacco di integrazione culturale, un sacco anche di termini sia arabi che italiani messi dentro. Figo, bello, poi alcune immagini riempitive, però quel video non è che... Parliamo della canzone. Il pezzo è molto figo. Mi piace il suo timbro nasale. Mi piace il tatuatore. Non mi ricordo come si chiama. Scrivetelo questo. È stato il primo in Italia ad aprire un negozio di tatuatori. Pioniere del tatuo in Italia. Mi hai detto una cosa che non me ne fregavo. Dimentico cosa è più importante. No, ti deve fregare perché noi siamo tatuati e l'hanno legge lui. Ah, ok. Tra l'altro, school lui proprio. No, ma comunque a spaccare. Cioè, se era sul pezzo era bellissimo. No, era molto figo. È una canzone dignitosissima. E se va all'Eurovisione, questa canzone ci fa fare una figura della Madonna. Bella, R&B. Produzione Charlie. Charles molto bella. Bravo Charlie. Non ne sbagli una, già da mo. Bellissima voce, perché lui ha una bellissima voce. Bella nasale giusta, figa. Bravo, esattamente. Anche se poi di nasale c'era giusto qualche parte, ma ricorda quelle aree arrebbeggianti che a me di solito non piacciono e ti dirò di più. Però la sgravata dal vivo non mi era piaciuta come prodotta, perché ovviamente il mix, no, allora dal vivo Sanremo c'ha dei mix di Abraham, come tutte le canzoni che hanno fatto, molte non mi sono piaciute, poi sentite prodotte è un altro discorso. Il ragazzo spacca, è dignitoso, è uno che se lo metti dovunque. Sì, pulito, fregno, bello, bello ragazzo. Viso nel video molto triste, differente da quello. Conscious, differente da quello che era poi dal vivo, perché l'hai visto era, quando ha vinto non ci credeva. Quando ha vinto c'è stato quel discorso, poi adesso ne affronteremo. Non lo so, non l'ho visto. No, perché c'era l'ultimo che l'ha preso male, ovviamente. Sì, adesso ne parliamo, adesso ne parliamo. Trovo che sia la cosa più innovativa di questo Sanremo. Sì, perché non è rap. Hanno cercato di dire innovativo, giovane uguale rap. No, non per forza. Ma questo è R&B. Non per forza. R&B fatto R&B bene. Sempre. R&B sempre. R&B sempre. Che è qua il marocchino. R&B sempre. Più anche. C'era Achille che ha fatto l'innovazione per lui, però era punk, quindi roba normale. Gammon mi è piaciuto tanto, era solo, però era rap. No, era solo, non c'era cazzo rap. Rancore era rap, però bellissimo. Sappiamo benissimo i livelli dei testi di Rancore. Ma poi pensiamo anche al discorso che siamo a Sanremo e a Sanremo deve vincere.
vincere una canzone che molta gente diceva meritasse... Beh, l'anno scorso ha vinto Occidentalis Karma, che era proprio il pop più spudorato. Bravo, con un testo molto interessante. Con un testo molto, molto, molto sottovalutato. Bravo. Perché poi, se parliamo di culture, esatto. Questo è bello, mi piace, sono contento. Il testo, diciamo che è un po' un putpurri. Ho usato questa parola completamente a caso, però sì, rendi l'idea. Cioè, tante sue emozioni buttate in un testo, tanto suo vissuto buttato in un testo, più che capirlo perché è molto astratto, lo senti, quindi ci sta, è figo. Esatto. È anche uno stile di scrittura che io personalmente non sono capace, però è così molto viscerale e semicervellottico. Bello, va bene, ci sta, giusto. La polemica che scoppiò poi alla fine, tu non l'hai vista, era che arrivarono in tre in finale, erano Il Volo, Ultimo e Mammut. Nel televoto, Ultimo è arrivato al 45% di voto. Da casa. Pagato. 54 centesimi. Pagato, ricordiamo. Allora, ricordiamo che non dobbiamo togliere la vittoria al ragazzo perché il ragazzo ha spaccato. No, non stiamo dicendo niente. Numero uno, perfetto. Uno, due, seconda cosa, se poi per arrivare secondi non devi rimproverarti di niente. No, è dignitosissimo. Anche arrivare terzi, lo rompete con noi, siete tutti bravi. Dignitosissimo. Ma infatti lui, anche Ultimo, dice a me, io ovviamente, ovvio che voglio arrivare primo, però sono arrivato secondo. Il mio pezzo ha fatto 4 milioni di stream. Va benissimo. Chi se ne fotte, la mia fanbase è una bomba, mi sta difendendo. Va bene. L'attacco mediatico arrivato a Ultimo, che poverino era lì triste e diceva: raga, ma qua hanno votato da casa, hanno i miei follower, i miei fan hanno speso 50 centesimi, soldi, non come X Factor che fai del gratuito, me lo stai facendo pagare. E poi si va a scoprire che c'è il team, il premio team, raga, vuol dire che Telecom era in mezzo a questa roba. Premio team è soldi, che ha speso di più, e quindi i soldi vengono presi. Cioè, raga, ma di cosa stiamo parlando? Allora c'è un problema, perché tu non puoi far votare al pubblico e poi stravolgere completamente. Ripeto, non stiamo facendo polemica su chi ha vinto, perché secondo me chi ha vinto, va bene, però tutto il meccanismo Sanremo, c'è stato un sacco di porcherie, il pubblico incazzatissimo che fischiava perché voleva la Bertè, e allora già lì fai capire che il pubblico non c'entra un cazzo. Bravo. Cioè non conta nulla, non conta niente. Televoto da casa, pagato, fai capire che anche la gente da casa non conta nulla. E questo è un problema, però, perché se tu c'hai gli italiani con uno share così alto che ti votano, sì, allora io l'anno prossimo non voto, perché altro non serve. Giornalisti che danno contro Ultimo, con insulti diretti, che noi, bamboccio, eccetera eccetera, rompono cazzo a me che dico le parolacce. Questi sono giornalisti lì all'Ariston in prima fila a insultare un ragazzo, perché lui ha detto il ragazzo lì, Mahmood, ragazzo. Ha detto ragazzo, mica gli ha detto Ma aspetta, no, prima che poi dite che noi siamo fanboy di Ultimo, Ultimo non ci piace. No, beh, ha una bella voce, ma non è roba nostra. Non è roba nostra. C'è un suo pubblico. Però bella per lui che è arrivato secondo. Non sto sindacando la classifica di Sanremo, che comunque non me ne fotte niente. No, il problema è come vengono trattate le persone. No, il problema è i giornalisti che fanno il bello e il cattivo tempo, e poi in base a quello che scrivono decidono la carriera di uno. È come quell'altro che va a partargli il tapiro e a dirgli: tu sei un ex spacciatore, tu canti della droga. Ma io, vabbè, già quella è una cosa che... Ma tu vuoi credo che sia diffamazione mezzo stampa, Staffelli. Io ve la butto lì. Se fossi Bosdom e Achille Lauro ci penserei a denunciarvi. Sì, per quanto io non usi gli avvocati. D'accordo. Però quella è diffamazione mezzo stampa. Vabbè, la usano contro di noi, non possiamo usarli contro di loro. No, noi siamo dei signori. Giornalisti che con insulti diretti al cantante perché ha detto: raga, ma dove stiamo? No, ma poi ma Sanremo è diventata la saga della porchè. Quando hanno detto che c'era Il Volo, ma gli insulti che non sono venuti fuori. Ma che se... Ma raga, ma stiamo scherzando? Se un giornalista mi dice una cosa, ma io salto di là, lo riempio di pugni. Noi abbiamo seguito Sanremo dall'inizio con le live. Abbiamo criticato le canzoni, abbiamo criticato il vestiario, sempre rimanendo rispettosi verso il lavoro dell'artista. Perché c'è un artista che ti mette in gioco. Arisa ha cantato con 39 di febbre l'ultima, ha sbagliato tutto, ma si vedeva che era provata. E tu gli vai a dire: hai stonato? No, Arisa è stata dignitosissima a salire sul palco. E non si meritano gli insulti. E non si anche quel povero Cristo di Nino D'Angelo, che gli voglio un poverino, sacco di bene. Non ci che fa più. Tutte le serate ha fatto qualcosa di... Però Nino D'Angelo, ma gli dici: no, fai schifo, non tornare più, o gli fai bu, perderà, basta, è quello. Vabbè, fai bu, cioè, però di solito io ero rimasto a Sanremo, il pubblico non faceva la cagnara, una cacciarona, c'è la saga della porchetta, veramente fischia Sanremo, non applaudì, ma ce la fate, c'era Bisio imbarazzatissimo. Se io ero Bisio e insieme a Baglioni e Virginia, la bellissima e bravissima Virginia Raffaele, salutiamo i suoi amici,
se io ero loro tre, dicevo, volete fare gli animali? Se io sono loro tre adesso, io vivo nel presente, va bene? Io avrei detto, volete fischiare? Ce ne usciamo, quando avete finito di fischiare rientriamo. Perché qua è Sanremo, siete sulla Rai, entrate nella casa delle persone. Poi è l'una e mezza, lo prendo gli occhi con i fischi. Ah, fischiare, ma dove siamo? Ma cos'è? Ma chiudete tutto, ma fate il festival bar, ma fate un'altra cosa. Ma il festival bar lo puoi fare, chi se ne fotte il festival bar? Ma fate un'altra cosa, cioè uno schifo. Sanremo, svecchiamo uguale giovane uguale rap. Poi chiami il rap e gli rompi il cazzo. Non è una questione di autori, purtroppo gli autori a questo punto non c'entrano. Gli a proposito degli autori, quelle gag di merda, 12 autori, avevano una cosa come 12 autori. Una cosa del genere, una decina di autori strapagati e hanno copiato gli sketch di merda più di merda del mondo, da YouTube, da Mr. Bean. Facevano schifo alla merda, si sono fottuti i soldi. Qua lo dico e qua lo ripeto, vi siete fottuti i soldi perché avete copiato, plagiato sketch su YouTube. Ah, e questo l'ho letto stamattina. Cos'è il giornale di merda dove scrive il nostro amico? Come si chiama? Il giornale? L'altro. Libero? No, l'altro. Il Fatto Quotidiano? Il Fatto. Letto in prima pagina sul Fatto. Giornale di merda, stiamo scherzando. Quello è. Ci scrive un'altra persona. Però... giornale di merda perché ci scrive il nostro amico. Sennò era dignitosi. No, per dire, è satira, raga. Vi pigliate i soldi, copiate le cose. Sembrano gli autori di Boris quando copiavano. Mettiamo le F qua. Sanremo, fai più bella figura andare in pensione. Basta, fate un'altra cosa. Oppure svecchiate il pubblico, fate qualcosa. È tutto sbagliato, ma tutto perfetto. Perché io vi dico. Sono cringe, veramente. Noi abbiamo riso tantissimo. Ma io stavo morendo. Io la serata ero lì. Raga, cioè, è tutto bello. Però, raga, i giornalisti, il primo problema sono i giornalisti lì che votano. Perché tu vai a invalidare il pubblico da casa, fai capire che non conta niente rispetto a quattro giornalisti autonominati intenditori di musica. Non conta niente il pubblico dell'Ariston. Non conta niente il televoto pagato. Ricordiamo, pagato. C'è già il canone Rai, pagato da casa. Conta solo quello che dicono quattro giornalisti che insultano la gente. Ma che cosa siamo? Ma la dignità, raga, l'insulto diretto a un cantante, tu giornalista non ti devi permettere, se no diventi peggio degli youtuber. Vogliamo fare le nostre felicitazioni a Mahmood e soprattutto a Rancore e Silvestri e Daniele Silvestri, che hanno preso i tre premi della critica, tutti proprio si sono magnati tutto, soprattutto infatti loro. Sapevamo che non poteva vincere quel pezzo, che è uno dei nostri preferiti. Troppo impegnato sul sociale. Mahmood, ultimo, e chi vuole venire qua, faccia, fate un'intervista con noi e vi sfogate, proprio così. Siete invitati. Mahmood, mi raccomando, non portare già che sei marrucchino. Poi lo sappiamo, non portare il suo amico, che non lo voglio. Non portare il tuo amico. Chi è il suo amico? Guè Pequeno no. Davvero, ti ha fatto fare una figura. No. Però va bene, perché poi tutto quello che tocca a Guè diventa oro. Shade! Marco D'Avena? No, Shade ha fatto i numeroni. Vabbè, ma Shade ha portato. Lui è stato nella sua zona di comfort. Ma ti faccio questo, raga. Che me ne fotte tanti soldi. Tanti soldi se li fotte lo stesso mio manager. Che se ne frega. Non vedo niente. Raga, grazie per averci seguito. In questi giorni porteremo altre reaction ai pezzi di Sanremo. Vero? No, non glielo credere. Ma è vero che promettere non costa nulla. No, te lo diceva sempre tuo padre. Fate il televoto che conta. Bravi. Ciao.